Passari stavolta, che sta realizzando un centro di ricerca sull'agricoltura di precisione vicino ad Alghero. Un laboratorio a cielo aperto per sperimentare nuove soluzioni sartoriali da applicare nei campi con l'obiettivo di migliorare la produttività delle aziende dell'isola, riducendo gli sprechi e l'uso di fertilizzanti e pesticidi. Ce ne parla l'inviato Mauro Scanu. Tra pochi decenni sul pianeta saremo in 10 miliardi. Per dare da mangiare a tutte queste persone c'è una ricetta: aumentare i prodotti di origine vegetale nelle nostre diete, dimezzando gli sprechi e potenziando le tecnologie associate all'agricoltura. In Sardegna, a pochi passi da Alghero, sta nascendo un centro di ricerca specializzato in agricoltura di precisione. Siamo a Surigheddu, all'interno di una tenuta di oltre 800 ettari, in cui nel 2001 l'Università di Sassari aveva già creato un istituto per la biodiversità vegetale, finanziato dalla regione. Oggi la sfida è l'applicazione di tecnologie molto avanzate sul campo per trovare soluzioni su misura per ogni singola coltivazione. Irrigatori e trattori automatici, droni e sensori per controllare a distanza le colture e misurare con precisione le risorse necessarie, ma anche potenti computer per elaborare milioni di dati raccolti. L'obiettivo è tagliare i costi di gestione innalzando la qualità dei prodotti, riducendo l'uso di acqua, pesticidi e fertilizzanti e migliorando la competitività delle imprese. Questo avrà inevitabilmente una serie di ricadute culturali, economiche e finanziarie a vantaggio delle aziende che operano in Sardegna, che potranno acquisire i risultati delle attività di ricerca industriale, farli loro e proporre le innovazioni che derivano e crescere in termini di competitività e ammodernamento. L'azienda agricola sperimentale di Surigheddu si trasforma quindi in un laboratorio all'aria aperta dove si incontrano agronomi e ingegneri informatici con piccoli imprenditori locali e grandi gruppi internazionali. Ci sarà una parte fondamentale che sarà sviluppata nel campi, perché si ha bisogno di campi per mettere a dimora delle colture su cui poi si faranno delle prove. Chiaramente ci sarà una parte anche, tra virgolette, hardware, cioè di strutture interne ai locali in cui si svilupperanno per esempio dei sensori particolari per l'agricoltura di precisione, o ci sarà bisogno chiaramente di ospitare tutta una serie di attrezzature informatiche per lo sviluppo dei progetti. Del resto, questa azienda agricola è stata all'avanguardia sin dall'Ottocento e alla fine della Seconda Guerra Mondiale era in grado di mantenere centinaia di persone. Poi il declino, con l'abbandono nel 1982 e la conseguente cessione alla regione Sardegna. Oggi, grazie all'agricoltura di precisione, Surigheddu potrebbe tornare a essere una realtà importante per l'agricoltura dell'isola. Dall'agricoltura